parla, è sempre, e parla di personaggi forti, forti, interessanti, forti. Eravamo io, Dio, Gesù e lo Spirito Santo. Si giocava a scopa. Io facevo coppia con lo Spirito Santo, che per l'occasione si era rivelato in forma di Red Richards, più conosciuto come Mr. Fantastic dei Fantastici 4. Dio e Gesù ci stavano facendo il mazzo, era un massacro, soprattutto perché io non ho mai capito il discorso dello spariglio. Poi senza il dono della memoria a scopa non vai da nessuna parte. Si giocava a soldi e dopo 3 ore io e Red eravamo sotto di quasi 5.000 euro. Red mi odiava, era tutta colpa mia, mi lanciava occhiate di morte. Poi c'era il fatto che per allentare la tensione continuavo a bere il vino che Gesù transustanziava dal suo sangue. Che roba forte, ragazzi. Gli altri quasi non bevevano, io giù un bicchiere dietro l'altro, uno dietro l'altro, capivo più una sega, non sapevo come uscirne. C'è un silenzio della Madonna. Io ero abituato che quando si giocava si scherzava, si sparavano minchiate. Invece no, silenziosissimi. Solo Dio, quando faceva scopa, tirava degli urli pazzeschi. Scopa urlava e scaraventava la carta sulla carta con una violenza da fare paura che tremava tutto il tavolo. Sentì le campane della chiesa vicina battere le 2. Dissi: scusate, devo andare alla toilette. Fai in fretta, disse Dio. Posai le carte, andai al cesso, mi chiusi dentro, vidi la finestrella in alto. Come nei film, pensai, come nei film. Salì sul water, si apriva. Minchia, mi dissi, minchia, fai che ce la faccio. Che poi fai a chi? Pensavo. Sono quei momenti che uno pensa velocissimamente, impressionante quanto puoi pensare veloce in quei momenti. Pensavo, fai a chi? A Dio? Che Dio è di là in salotto. Pazzesco, pensavo. Dio è di là in salotto, io sono qui che tento di scappare dalla finestra di un cesso. Sai, mi stromai tutto il ventre, eravamo al piano terra, passavo, caddi in avanti, sul marciapiede, parando la caduta con i bracci, mi alzai pieno di dolore, corsi, sotto i lampioni finché i polmoni e lo stomaco iniziarono a bruciare. Mi appoggiai al muro, era agosto, era fresco, avevo male dappertutto, era notte, ripresi fiato. Potevo tornarmene a casa adesso, potevo tornarmene a casa e chiuderla lì, non mi avrebbero cercato, mi avrebbero lasciato perdere, ma decisi che no, decisi che finiva in un altro modo. Tornai sui miei passi, a passi veloci, bussai, aprì Red. Cosa cazzo ci fai là fuori? Gli diedi una spinta, entrai. Gli altri 2 erano seduti al tavolo, mi guardavano stupiti. Sapete cosa vi dico? Gli dico. No, fa Dio. Non lo sappiamo. Ah, ma lo sapete? Dico io. No, fa Gesù. Non lo sappiamo. Intanto, per la precisione descrittiva della scena, Red Spirito Santo Richards si era risieduto al suo posto e sorseggiava cupo al suo calice. Lo sapevo che non lo sapevate, ti dico, guardandoli a turno. E sapete perché? No? Guido, no?
Dice Dio, pendiamo dalle tue labbra, Guido. Ti prego di renderci partecipi del tuo pensiero. A questo punto, dato che la serata è irrimediabilmente andata in vacca, Guido, e ci piacerebbe, credo, di parlare anche a nome dei miei soci, ci piacerebbe che ci spiegassi cosa sta succedendo, Guido. Feci un respiro. Feci un grande respiro, feci un respiro enorme e dissi, voi tre, voi che vi credete di essere, voi tu e tu, non vi siete accorti della mia profondissima infelicità. E dunque, io vi disconosco, perché mi siete inutili, non siete riusciti a fare nulla per me, mentre io per voi ho fatto. Ed ora mi sento asciutto, secco, stanco, ho sonno e me ne vado a letto. E i soldi scordatevi che ve li do. Amen! Urlavano tutti e tre all'unisono. Amen, risposi. Girai i tacchi, uscii, presi la strada verso casa. Gli uccelletti si stavano risvegliando ed era l'alba. Ero leggero adesso. In quel momento avrei dato un occhio per uno yogurt. Ma aspettai di rincasare e lo assunsi. Grazie. È una storiaccia, spero che voi l'abbiate sentita. Je ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que tu ne sais pas pourquoi. Et alors, ma chérie, ma belle chérie, ma chère chérie, si nous ne savons pas pourquoi. Tes yeux, mes yeux, mes yeux dans tes yeux, l'autostrade, agosto, le temporal della notte, le tabagisme, l'alcolisme, le chers randages gabés à la lune. Oui, mon pain dans ma main, la solitude. A Milano le tabacche sono in caloni come delle bête. E più le male giornalè sono in cassè. Perché più le bande en ferri, ma le toc de travaillé. Pauvre Christ pour l'heure. Mais un jour je sais, che un jour nous regarderò notre vie. E tu mi dirai. Je t'aime. Et je te dirai, mais tu es sûre? Ah, sûre est une parole forte. En force, nous ne rencontrerons jamais. Parce que la vie, tu sais, est toute à pleine de solitude. Merci bien. Mathieu Legrain, la città, un applauso.